Per il Santa Maria Cilento arriva la seconda sconfitta consecutiva e questa volta a brindare è il Paternò e dire che per il giallo-rossi di Nicoletti le cose sembravano essersi messe per il verso giusto. Dopo soli 5 minuti infatti i cilentani sono passati in vantaggio su azione di Jovisak finalizzata dal bomber Maggio. Il vantaggio però è durato soltanto 7 minuti perché al 12° Mascari ha regalato ai suoi l'1-1. Nella ripresa ai siciliani bastano solo 7 minuti per portarsi avanti con Arrizzo, bravo a rubare il tempo a Grieco e a batterlo per la seconda volta. Una rete che risulta decisiva perché il risultato 2-1 non muta fino al triplice fischio. Il Santa Maria torna a casa a mani vuote e proverà a rifarsi nel turno infrasettimanale quando mercoledì al Carrano arriverà il Forte Acireale. Partita che era cominciata positivamente con il gol di Maggio, poi due disattenzioni che sono costate subito il pareggio nel primo tempo e subito il 2-1 poi definitivo all'inizio della ripresa. Il rammarico è proprio quello, che oltre ai meriti dell'avversario comunque ci abbiamo messo del nostro. Purtroppo l'ho sempre detto, questo è un campionato difficile, un campionato che non, se non stai attento per 100 minuti, se non hai sempre l'attenzione al massimo, ti puniscono. Dobbiamo fare tesoro degli errori e ripartire al più presto. Mister, oggi c'è stato anche l'esordio al primo minuto di Sarè, buona anche la sua prova, testimonianza insomma che si sta integrando, è arrivato da pochi giorni, quindi anche lui necessitava del suo tempo. Sì, aggiungo anche di Costas, un 2003 che sta da noi, con noi dal ritiro, è cresciuto tanto. E l'esordio di questi ragazzi sono segnali positivi, però, ripeto, dopo tre sconfitte consecutive,